Ogni donna merita di splendere. I deodoranti Avon sono cambiati. È uscita la nuova linea On Outly 24 ore, formati da 3 deodoranti donna e uno da uomo. Poi abbiamo la precedente, che è uscita di produzione, l'Active, formata da 4 deodoranti diversi. Entrambi sono antisudorali e a sfera. Vediamoli a confronto. Partiamo con l'Active. Hanno praticamente tutti gli stessi inci, cambiano poche cose. Tutti e 4 contengono le proteine della soia, un dermo protettivo idratante che dona una sensazione di freschezza nelle zone cutanee delicate e aiuta a lenire i fastidi delle irritazioni. La mamelide, una pianta officinale del Nord America che ha grandi proprietà rinfrescanti e tonificanti. E la corteccia del salice, un ottimo antinfiammatorio. Solo il Sensitive, dal profumo di lavanda, ha 2 ingredienti in più. L'olio di soia, ricco di acidi grassi ma carente di vitamina E. È utile per la pelle perché stimola le cellule a riprodurre collagene. E infine troviamo l'aloe vera, che come abbiamo già detto molte volte, è un ingrediente versatile e pieno di qualità come nutriente, idratante, cicatrizzante, eccetera, eccetera. Gli altri deodoranti sono il Breathe, delicato dal profumo marino acquatico, il Fresh, per gli sportivi, verde, dal profumo floreale, e il Balance, femminile, dal profumo di rosa fiorita. Entrambe le linee deodoranti sono da 50 ml l'uno e dall'apertura scadono dopo 24 mesi. Tutti quanti hanno aluminium cloroidrate. C'è un grande parlare sull'alluminio nei deodoranti, che servono a bloccare la sudorazione ed eliminano i cattivi odori da sotto le ascelle. Ma uno studio dell'Università di Ginevra punta l'indice contro il loro uso. Queste sostanze antitraspiranti sono tossiche perché alterano le cellule mammarie. Non tutti gli specialisti però concordano con questa ricerca, che fa molto discutere. Infatti sul biodizionario non tutti gli ingredienti con scritto aluminium sono da bollino rosso, come ad esempio l'aluminium stearates, da doppio bollino verde, che serve come emoliente, stabilizzante, emulsionante, opacizzante e viscosizzante. Ma l'alluminio presente in tutte queste linee deodoranti Avon sono purtroppo da doppio bollino rosso. Passiamo ora alla nuova linea, la On Outly 24 ore. Hanno molti meno ingredienti, praticamente pochissimi, e non hanno gli estratti naturali che avevano i precedenti, eppure qui si differenziano per pochi ingredienti l'uno con l'altro. Abbiamo il viola, il light bloom, che è quello con un po' più di ingredienti, il giallo, il tropical burst, questa a differenza di tutti gli altri ha un inci cortissimo, e il blu, il pure blue. Ciao ragazze, bene, dopo aver visto tutti gli inci vi faccio vedere i deodoranti. Allora, partiamo dalla vecchia linea. Allora, io vi dico che ho provato la Breathe, la Fresh e il Sensitive. Poi il Balance ancora non l'ho provato, però l'ho aperto per sentire l'odore. Allora, questo è pienamente proprio di rosa, che a molti piace, tipo io odio l'odore della rosa, è proprio un mazzone di rose, sa tanto di rose. Invece il Sensitive, che c'è scritto che dovrebbe odorare di lavanda, non qui naturalmente ma nei vari opuscoli per noi presentatrici negli anni, io non la sento questa lavanda, sento un odore dolce però non pesante, con dei sottotoni floreali. Questo l'ho usato l'altra estate, infatti questo è praticamente nuovo, ancora lo devo riusare, il Sensitive. È fantastico, cioè mi sono trovata benissimo, sarà perché questo ha l'aloe dentro, non lo so, ma cioè lo usavo d'estate, quindi 40 gradi all'ombra, la mattina dopo tutto il sudore avevo ancora il sudore addosso, spettacolare. Poi ho il Breathe, no, non l'ho finito, non mi è piaciuto per niente. Questo sa proprio, ecco, un altro odore che a me non piace, ma a molti sì, quindi è personale, un odore proprio marino, proprio sai di quei deodoranti da casa che sanno di mare, di scogli e sta roba qua. Vabbè, scogli pare brutto, però. Vabbè, sì, un po' di scogli.
E il fresh, pure il fresh. L'odore è buono, fresco. Sì, proprio l'odore. Quando immagini l'odore fresh, immagini questo odore. Però entrambi non. Cioè, l'odore dopo un po' mi svaniva, cioè, puzzavo. Io non credo che sia una questione che quello sia più o meno buono. Dipende dal pH delle persone. Questo a me non andrà bene, a un'altra persona andrà benissimo. Il sensitive, che per me è andato alla stragrande, può essere che a voi non va bene. 50 ml non durano tantissimo. Quindi io più o meno ci faccio un mese e mezzo. E hanno un altro difetto, diciamo, praticamente c'è tanto prodotto quando lo spalmi. Io questo problema non lo noto perché io prima usavo i deodoranti spray senza gas, io veramente c'avevo una pisciata su ascelle, una cosa terrificante, e mi ero abituata, questi per me acqua di rose, non c'è niente. Persone invece che sono abituate a usarne di altri tipi mi hanno detto che sono un po' troppo prodotto. Altro grandissimissimo difetto di questi deodoranti, questo è vecchio, anzi faccio vedere, questi sono nuovi, tu lo apri, non succede niente, sei il balance, vedi? Questo è vecchio, cioè l'ho già usato e sta fermo da un po'. Se notate, qui anche nelle foto si vede, ha fatto una specie di patinina che è del deodorante in sé, che si è seccato. Ora vediamo se riuscite a vedere cosa succede, anzi vi è basso l'ambaradam. No, che sennò non vedo manco io. Anzi, così. Yuhu! It's fresh. Questo è secco e diciamo che è esagerata la cosa, però usandoli più passa il tempo più un pochino me ne casca. Ta-da! Questo era il breathe. Fantastici, vero? Fresh, breathe, balance e sensitive. Ritorniamo in alto. Yuhu! Ali salve. Passiamo agli altri, quelli nuovi, la On Outly 24 ore. Io adesso sto usando questo, mi trovo veramente bene. Il profumo flore è tipo il sensitive, assomiglia molto al sensitive, floreale, dolce ma non troppo, persistente anche questo come il sensitive, che io mi ritrovo il giorno dopo, la mattina, che ancora so di questo, spettacolare, pure questo ci ho fatto l'estate. A differenza di quello che ce l'ho già aperto da un po', me l'ha fatto una o due volte il troppo prodotto che si è seccato intorno e mi ha fatto la polverina bianca. Quindi su questo ottimo. Poi ci sono il Tropical Burst, che ancora non ho usato, ma ho sentito una ragazza che ci si è trovata veramente male. L'odore non. Molto fruttato. Tropicale mi sembra esagerato. Boh, mi immaginavo qualcosa di più forte, però l'odore è dolce, né troppo dolce, comunque è fruttato. E poi Pure Blue, che questo pure è troppo marino per i miei gusti, troppo scarpiera de mare, non mi piace, però vabbè, poi vedrò. E niente ragazze, questo era tutto, tutti i fantastici deodoranti a confronto, la nuova linea con la vecchia, che ecco, se lo giro è pure meglio. Io non l'ho vista più, sono due cataloghi che non la vedo. Non sia mai che a voi piaceva tanto uscire in qualche catalogo, in qualche offerta, la rimetteranno? Non lo so. Vediamo. Intanto questo qui io lo promuovo, è molto molto buono. Niente, come al solito spero che il video sia stato utile sia a voi clienti che a voi presentatrici. Ci vediamo alla prossima. Ciao!